è tornata a colpire la banda della marmotta, e questa volta con un doppio assalto ai danni di altrettante banche a Castelfrentano e a Frisa. Ad un mese dall'ultimo colpo messo a segno alla ex Tercas di Santa Maria in Baro, ma senza bottino, i malviventi sono tornati alla Carichieti di Castelfrentano, questa volta arraffando circa 30.000 euro. Erano in quattro con un'Audi grigia, raccontano i testimoni che abitano nella palazzina di Via Nazionale, svegliati alle 2.45 della notte dal botto provocato dall'esplosivo. Rapidi come sempre, in pochi minuti i malviventi hanno agito seguendo il solito copione. La polvere da sparo, raccolta in un involucro di alluminio sottile e flessibile, diventa un ordigno da introdurre nella cassaforte del bancomat, spinto all'interno con una lama e acceso con una miccia. La marmotta nel forziere diventa così una vera e propria bomba. Lo scoppio fa saltare la cassa, ma danneggia anche i locali interni. Soffitti divelti, macerie ovunque sui pavimenti. Stesse modalità a Frisa, spiega il comandante della Compagnia Carabinieri di Lanciano, il capitano Massimo Capobianco. La tempistica lascia intendere che sia stata la stessa banda ad agire in entrambi i casi. Indagini sono in corso con i rilievi della scientifica per cercare di individuare i responsabili. Alla BPR di Frisa il bottino è stato di 10.000 euro.